tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con Matilde e siamo qua per raccontarvi delle nostre esperienze a Valencia. A Valencia. Eravamo stra indecise se farlo o meno questo video, perché cioè sono cose assurde alla fine e avevamo paura che non ci credeste. Sono tre storie che vogliamo raccontare. Per chi non lo sapesse, siamo tornate a Padova il 13 novembre da Valencia, che siamo andate in gita con la scuola perché ha visto il vlog. Il video abbiamo deciso di girarlo in italiano, perché quello di Londra dove raccontavamo della cosa che è successa a Londra abbiamo girato in inglese, solo per questione di comodità, perché le dinamiche che spiegheremo nelle storie che dobbiamo raccontare sono complesse. Comincerei con la prima storia, che è la più disgustosa, perché è disgustosa. Noi due abbiamo soggiornato in un monolocale. E già lì. E la tipa aveva questa gallina che teneva in una specie di gabbia. E ce l'aveva fatta conoscere. Questa gallina si chiamava Carmen. Bene o male, non eravamo tanto a casa, perché appunto eravamo in gita, eravamo a scuola, eravamo con le prof. Però la gallina la vedevamo. E dopo tre giorni è sparita, non l'abbiamo più vista. Però vabbè, non ci siamo fatte domande, perché alla fine non ce ne frega un cazzo. E l'ultimo giorno, insomma, lei ci aveva detto la sera prima che ci avrebbe voluto cucinare qualcosa di speciale per noi. E il pomeriggio, che era l'ultimo, insomma, pasto insieme, perché poi nel pomeriggio saremmo dovuti andare all'aeroporto, ci dà questa carne. Ha visto che avevamo finito il piatto e che ci era piaciuto, cioè nel senso, le stavamo anche facendo i complimenti, ok? E a un certo punto ci fa: quindi vi è piaciuta Carmen? E noi ci siamo guardate. Eravamo scioccate, non ce l'avevamo aspettato, e quindi siamo rimaste col trauma per non so quanti giorni. Fine prima storia. Più solare, più allegra, più bizzarra. Yeah! Più bizzarra, molto più bizzarra. Questa è quella che ci piace di più, sinceramente. Esatto. Questa è molto complicata, seguiteci, ok? Seguiteci. Esatto. La dinamica è strana. La giornata in spiaggia ha portato un altro casino. Questo nostro compagno di classe ha trovato un paguro sulla spiaggia e ha deciso di prenderlo. Ha tenuto tutto il tempo, anche nel viaggio del ritorno, insomma, perché voleva portarlo a casa. Sì, insomma, è un po' stupido il nostro compagno di classe, però sì, ha fatto una cazzata. Esatto, e l'ha tenuto nascosto dalle prof. Tutta la classe lo sapeva, le prof no. Esatto, le prof non lo sapevano, insomma, neanche la sua famiglia, ovviamente, quella spagnola. E anche nel viaggio del ritorno si era sempre tenuto nascosto, perché insomma è illegale. E quando siamo arrivati in aeroporto ci siamo accorti che il paguro era morto. E quindi lui... In aeroporto italiano. Esatto. Lui voleva fargli comunque il funerale, perché comunque c'eravamo affezionati. Esatto. Avevamo chiamato il Jimmy. Il nostro compagno di classe voleva gettarlo nel bagno dell'aeroporto, solo che per distrarre, diciamo, le prof, la nostra compagna ha detto alle prof che questo nostro compagno di classe si era bloccato nel bagno dell'aereo. Siamo arrivati in aeroporto, nel bagno dell'aeroporto. Per questo dico seguiteci, perché è un po' complicata. Ci siamo messe tutte in cerchio davanti all'entrata del bagno, mentre lui, insomma, è entrato con il paguro, poi l'ha gettato. E quando sono tornate le prof tutte in panico, e visto che non hanno trovato ovviamente il nostro compagno di classe nel bagno dell'aereo, sono tornate preoccupate, e la nostra stessa compagna di classe ha detto: ma no prof, cioè abbiamo detto bagno dell'aeroporto, non dell'aereo. E in quel momento il nostro compagno, che aveva finito il funerale, è uscito dal bagno e ha detto: oh, a posto, sbloccato. Non so se avete visto dalle nostre storie su Instagram, uno degli ultimi giorni, forse il penultimo. Sì. Noi siamo andate in spiaggia a Valencia con tutta la classe e con le prof. Era una giornata ventosa, le cose sono andate come sono andate. C'era un'atmosfera un po' particolare, noi eravamo tutte distratte, ok, a fare foto. Siamo venute a scoprire da noi, perlomeno da compagne che hanno visto quello che è successo, che una nostra compagna ha deciso di prendere una barca, tipo dei bagnini. Sì, quelle del salvataggio, non lo sì, so. Esatto. La spiaggia era vuota, ok, c'eravamo noi, era novembre, chi vuoi che ci fosse. E questa nostra compagna ha preso la barca. Per farla breve, di questa compagna non sappiamo niente ancora oggi.
perché ha preso la barca e si è spinta forse un po' troppo lontano. Non sappiamo le motivazioni. Come ha detto Vittoria, eravamo lì distratte, pensavamo a farci le foto. Avevo già la sensazione che sarebbe successo qualcosa di strano, forse perché, non lo so, la giornata era strana, il tempo era un po' strano, insomma. Cioè, il mare di novembre non è che sia la cosa più allegra del mondo. Esatto, quindi c'è anche colpa nostra perché quel giorno non ne abbiamo dato abbastanza attenzione, evidentemente. Per quanto si potesse seguirla, non lo so, a piedi, a nuoto, era pericoloso, molto pericoloso. C'erano onde alte, faceva freddo. Sì, non era una bella giornata, ecco. Quindi non sappiamo che fine abbia fatto. Non vogliamo dire nomi per privacy. Questa storia era un po' triste e adesso ci vedete più solari, più allegre, perché sono passati 3 mesi. È anche per questo che abbiamo deciso di dirle più tardi le storie. Sì, cioè, doveva passarci, insomma. Sì, dovevamo riprenderci tutto. Esatto. Non credere a tutto quello che vedete su internet, a quello che dicono le persone su internet e neanche a questo video, perché non sono un cazzo, vero? Sono tutte cazzate, robe che abbiamo inventato durante l'ora di tedesco. Salve prof, se sta guardando questo video. Alla fine del video metto tutte le parti dove noi ci ingarbugliamo e ridiamo. C'è tipo 3/4 di video. Niente era vero, a Valencia non è successo assolutamente niente. A parte, è stata una gita normale, non ci siamo perse, non ci hanno rapite. E quindi volevamo inventarci qualcosa di figo. E appunto abbiamo sentito la mancanza di aver vissuto un'esperienza figa, capito? Che è stata una gita normale, le nostre prof sono state perfette. Le compagne pure, ci sono tutte vive, nessuno ha preso una barca da bagnino, no. Nessuno ha rubato animali spagnoli e portati illegalmente in territorio italiano, né ci hanno dato galline da mangiare. No. Non era un monolocale la casa. Ah, piccolo aneddoto, quando ci addormentiamo, ci addormentiamo tipo per 10 minuti, siamo tipo in dormiveglia, poi ci succede qualcosa e ci svegliamo e facciamo... Allora, quando è successo a me, ci siamo messi a ridere. Ho detto tipo, oddio, mi sono svegliata facendo... perché? E quindi mi sono sentita estremamente sbagliata. E invece sta stronza, il giorno dopo, ha fatto la stessa... Ha fatto la stessa cosa. Ha fatto... Beh, bella raga, grazie per aver seguito questo video, anche se sono tutte cazzate. E noi ci vediamo alla prossima. Perché non abbiamo fatto questo video prima? Quando noi le abbiamo vissute. Per chi non lo sapesse, siamo tornate il 13 novembre. Sì, è vero, è vero. Londra, l'anno scorso ci siamo perse, stavamo per morire. E quest'anno... Un cazzo, che non è successo un cazzo? La racconti te? No, no, vai tu. La calma. Questa gallina si chiamava complesse. Anche in italiano sono complesse. Perché sono incazzate. Mi è piaciuta Carmen. Sto pensando alla Benny che guarda il video e dice: ma che cazzo. Barca, che poi è una canoa. Che cazzo. Un kayak. La dinamica è strana. Perché non è un cazzo vero. Non dire nomi per privacy. E anche perché non esiste.